di origine nordatlantica. E allarme anche nel mondo bancario, rischio esuberi per 10.000 dipendenti di uno dei più importanti istituti di credito europei come Unicredit. Si preannuncia un braccio di ferro mentre tutto il settore bancario appare in fibrillazione. Giuseppe Caporaso. Nessuna conferma, ma anche nessuna smentita sul taglio di 10.000 dipendenti da parte di Unicredit, molti dei quali in Italia. Stasera l'amministratore delegato della banca, Jean-Pierre Mustier, in una lettera inviata ai dipendenti anticipata dall'agenzia Reuters, sottolinea come Unicredit gestirà eventuali riduzioni del personale nell'ambito del piano industriale 2010-2023, che verrà presentato il prossimo 3 dicembre. Ogni evoluzione del gruppo, evidenzia il numero uno dell'importante istituto di credito, sarà gestita attraverso il prepensionamento, in modo socialmente responsabile. In linea con le rappresentanze dei lavoratori del gruppo. Ma proprio i sindacati sono perentori e dicono un netto no all'ipotesi di un taglio del personale di Unicredit. Il piano industriale da sempre si fa con le parti sociali. Le parti sociali oggi come oggi dichiarano inaccettabile questo piano, questa prospettiva che ci viene raccontata adesso sui giornali. Io spero che veramente siano buttate punto e basta, perché se così non fosse il piano industriale se lo faranno per conto loro, perché noi non firmeremo niente del genere. Una vicenda, quella di Unicredit, che è solo l'ultimo tassello di un sistema bancario in forte fibrillazione, con tagli e chiusure di agenzia, dalle banche venete a Carige fino ai 15.000 esuberi di personale preannunciati dai Deutsche Bank, una situazione che sta allarmando i lavoratori sempre più schiacciati nel circuito produttivo bancario.